Testa e riflessione, tante le iniziative organizzate a Piacenza e provincia in occasione dell'8 marzo, coinvolti gli studenti delle scuole. Imprese femminili in leggero calo in provincia di Piacenza al 31 dicembre 2023 ne contavano 5.561, il 21,7% del totale, primato al commercio, beni e servizi alle imprese e alla persona. Dall'inizio dell'anno i trattamenti sanitari obbligatori, TSO e IASO, autorizzati dal sindaco Katia Tarasconi, sono stati ben 28. Nello stesso periodo del 2023 erano stati 17, una crescita decisa e preoccupante. Stasera nel Mirino alle 21 su Telelibertà si parlerà di storie di droga e di riscatto. La trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi insieme al giornalista Thomas Trenchi trarrà lo spunto dalla presenza di Gabriella Simoni, giornalista Mediaset, autrice del podcast Cocaina e Babà. In vista della seconda sfida playoff contro Milano, la Gasses Blue Energy Volley lavora per limitare i cali di concentrazione che sono costati la sconfitta interna al tie break in gara 1. Tutte le altre notizie sono disponibili sul sito liberta.it. We'll be right back.